Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da... No, sto scherzando, non ho un Patreon. E questa è la recensione di Pensavo fosse amore, invece era un calesse, di Massimo Troisi. Io non sono un esperto di cinema e quindi parlerò soprattutto di ciò che mi ha lasciato il film, ma non dell'aspetto tecnico, perché appunto io studio ingegneria e non ho mai studiato cinema e il lato tecnico del cinema. Massimo Troisi interpreta il personaggio principale e insieme diciamo a Francesca Neri, la sua fidanzata, e Francesca Neri sarebbe poi la moglie di Claudio Amendola, almeno lo era fino a poco tempo fa. E parla il film dell'amore e non dell'innamoramento, cioè non della fase iniziale, e come parlano altri film, ad esempio, non so, mi viene in mente La La Land, Le pagine della nostra vita, ad esempio. Questo film parla dello stadio più avanzato, dell'amore, che poi non per forza sopraggiunge. Diciamo, sopraggiunge nella maggior parte dei casi, magari non per forza. Troisi interpreta un ruolo particolare in cui lui ha una forte timidezza, quasi adolescenziale, come se la fosse portata dietro, non l'avesse mai superata, e una forte insicurezza, tanto che proprio anche nel modo di fare, nel modo di parlare. Taglia a metà le frasi, lascia dei periodi sospesi, oppure inciampa sulle parole, anche come gesticola, ha delle balbuzie a volte, sintomo appunto di un'insicurezza. Non è certo un oratore, non ha certo un carattere forte predominante. E è un po' in contrapposizione con lo stereotipo del napoletano allegro, dalla battuta facile, che sa sempre cosa rispondere, che cerca di far ridere in certi film, anche di fregarti, ecco. E lui è l'opposto, è inadatto alla società in cui vive, inadatto, nel senso, a relazionarsi bene con le persone, perché comunque lui ha un lavoro, è una persona normale, ha uno stile di vita normale, non è un inetto in questo. Troisi mette subito in crisi la coppia, perché il suo atteggiamento verso la fidanzata è disinteressato, e quindi ha poche accortezze, quindi non bada alle piccole cose che mantengono vivo il rapporto. In più, non si capisce bene se tradisce o no. Diciamo che il regista non lo dice esplicitamente, però lei crede che lui lo tradisca, e quando lui cerca di difendersi da queste accuse, lo fa in modo molto poco credibile. Fa spesso il nome di altre donne, per sbaglio, oppure ha l'atteggiamento tipico di chi sta mentendo, anche nella gestualità, mentre si difende. E quindi lei a un certo punto si stufa e lo lascia. Questa è la trama senza spoiler, cercherò di non fare spoiler e se poi dopo, cioè dopo sicuramente lo farò, cerco di avvisarvi. È molto facile rivedersi negli atteggiamenti di Massimo. Almeno io mi ci sono rivisto tanto. Forse è più facile per un ex timido come me, che forse ancora qualcosa di timidezza si porta dentro. Ecco, se non ci rivediamo direttamente, magari rivediamo in lui qualcosa del nostro passato, della nostra adolescenza. Quasi, quasi impossibile non rivedersi. Lo stile del film, in ogni caso, è comico, diciamo dolce amaro, perché io sono uscito dalla visione, provato, nel senso che è stato tosto, mi ha lasciato il magone. Non è che sono uscito con la voglia di raccontare gli sketch divertenti ai miei amici. E gli sketch divertenti che ci sono, mi viene in mente, ad esempio. Ecco, forse ora farò un po' spoiler. E quando lui dice: "Ah, dai, vieni", per togliersi da una situazione critica alla moglie, alla fidanzata. "Dai, vieni, vieni, che faccio vedere una macchina al mio amico che la voleva vedere, che la voleva vedere". E questo amico è un po', diciamo, non il più figo della città. Ecco, e dice: "No, no, non è vero, non è vero, questa è una falsità, è una falsità". E lui: Sì, che la voleva vedere". Oppure altri sketch divertenti, quando incontra il nuovo fidanzato della sua ex,
di cui tutti gli avevano parlato che era molto bello, molto, non so, atletico. E lui lo incontra e dice: Beh, Tommaso, io ti capisco perché tu sei, capito? Che capisco, Tommaso, ti si capisce perché tu sei, io non sono, no, caramente, perché quell'uomo là, tu sei un milione di volte, ma sai quanta gente è un milione di volte meglio di quello, più bello, più... Ma interessante, più un uomo che cosa. Hai ragione. Anche se appunto non viene detto esplicitamente se lui tradisce o no la fidanzata, lui nel parlare ha molte espressioni, molta gestualità tipica di chi sta mentendo. E in generale è molto realistico nelle espressioni che fa. Questo è il bello, secondo me, dei registi italiani. I registi italiani hanno una sincerità fortissima. Riescono veramente a traslare ciò che è la realtà in un film. E proprio come è fatta la realtà, con tutte le sue sfaccettature. Questo appunto in Troisi l'ho visto in Fellini, Fellini uno dei registi più sinceri, secondo me, di tutti. Anche in Bertolucci, in C'era una volta in America di Sergio Leone. In ogni caso il film è molto profondo e ci sono tanti anche dialoghi secondari bellissimi. L'inquadratura che inquadra due personaggi sconosciuti che non c'entrano niente, di passaggio, che servono soltanto a un cambio scena. E hanno dei bei dialoghi, come dice il mio coinquilino, da cui si potrebbe trarre la trama di un altro film da ciascuno di essi. Altre cose belle che vengono dette sono appunto legate alla sincerità di Troisi. E nel momento in cui sta soffrendo di più per il perduto rapporto con la sua fidanzata, e tutti cercano di consolarlo, in particolare il suo amico sfigatello di prima, lui dice: Ma perché venite tutti qua? Cosa volete? Lasciatemi soffrire da solo. Voglio soltanto soffrire. E voglio farlo da solo. Ma vi ho forse chiesto qualcosa? Io voglio soltanto soffrire da solo. Oppure, in un'altra occasione. Ma che cosa vi ho fatto di male perché voi mi diciate tutte queste cose? Queste sono cose che si dicono alle spalle, di solito. Perché voi ora volete fare i sinceri e dirmele in faccia? Queste cose che mi fanno soffrire. Perché siete così sinceri con me? Cosa vi ho fatto di male? Bellissimo. Perché mi dite queste cose belle su una persona che io magari odio in faccia per essere sinceri? Ma cosa vi ho fatto di male? Queste cose di solito si dicono alle spalle. Ah, ma quanto è bello il nuovo fidanzato della tua ex, ad esempio. Cosa vi ho fatto di male perché voi me le diciate in faccia? Quindi va contro un po' alla morale dei nostri giorni, in cui diciamo viene visto come giusto avere questi atteggiamenti e come sbagliato magari averli alle spalle di qualcuno. Il film non ha la presunzione di dire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, così come non ha la presunzione di dirti che cos'è l'amore, qual è il giusto amore e cosa è giusto e cosa è sbagliato. Il film soltanto ti mostra com'è la realtà, ti fa un riassunto della realtà, da cui poi sarai tu a dover trarre le tue conclusioni. Tanto che chi si aspetta da questo film, e anche dalla mia recensione, uno spiegone finale rimarrà deluso, perché il film non ti dà una spiegazione finale. Diciamo che se ne possono trarre alcune, provo, non so, ad elencarvele. Provo ad esempio ad elencarvi alcune delle conclusioni possibili. Può essere che lui non fosse ancora pronto e che la società imponga di accelerare un po' i tempi, quando si raggiungono ad esempio i 30 anni. E così lei, che era più affine a vivere nella società classica, occidentale, voleva un po' affrettare, sposarsi, in molte scene si vede questo. Però lui forse non era ancora pronto, cioè lui aveva bisogno di più tempo e aveva bisogno di... Forse anche di crescere. Un'altra soluzione, invece, dice che l'amore è così, cioè non dura in eterno. E quindi chi
si fa delle aspettative perché la società o comunque la religione ti dice, ti parla di questo, di quest'amore eterno, fortissimo, ed è quella la cosa giusta, l'amore fortissimo che dura per sempre. Forse questo non è possibile, forse questo dura soltanto all'inizio, durante la fase di innamoramento, ma non poi, nella vita reale. E quindi il film potrebbe dirti proprio questo, non farti questa aspettativa perché rimarrai deluso. Piuttosto, prendila con dolcezza. Prendila come nella scena finale. Cioè che loro sembra che abbiano capito questa cosa e con dolcezza non sono rassegnati, ma sono comprensivi e anche contenti di essere arrivati a questo punto in cui si vogliono bene e non si sposano alla fine. E rimangono comunque legati e rivivono un po', allungano la fase del fidanzamento, ecco, in cui comunque riescono a stare bene, in cui ancora si cercano e l'uno ci prova con l'altro. In questo caso andrebbe un po' anche contro ciò che di solito succede. Quando tra due persone il rapporto si incrina, non si incrina in negativo, ma semplicemente sfuma, l'amore si allevia. E senza che ci siano forti rotture, spesso si è propensi a attaccare l'altro con scenate di gelosia, incolpando l'altro. E questo incolpare l'altro scarica da noi le colpe. E non soltanto facciamo questo ragionamento. Cioè, non siamo consapevoli sempre di fare questo ragionamento, ma spesso ci viene naturale e così da sentirsi anche più puliti la coscienza, ci autoilludiamo che sia così e quindi reagiamo con rabbia, con gelosia di quella rabbiosa nei confronti dell'altro e puntiamo a una rottura del rapporto, che è la strada più breve e forse anche più facile. Puntiamo a lasciarci litigando. Così da poter pensare di essere noi nel giusto e non essere noi stessi colpevoli anche del fatto che l'amore sia sfumato, che non l'abbiamo curato abbastanza. Ma con un litigio noi sappiamo che vogliamo far valere le nostre ragioni e che l'altro ha torto. Può invece essere anche un'altra soluzione ancora, che il regista ci dica soltanto che l'amore giusto che ci viene insegnato, quello fortissimo di cui parlavo prima, sia magari esistente, ma non adatto a tutti, come al protagonista. Cioè, lui forse proprio non è la persona giusta per quel tipo di amore, ma ha bisogno di un altro tipo che la società vedrà come strano, sbagliato. Due che rimangono così, non si sposano, facili da criticare, da dire ma come sono messi. Invece, magari era proprio quello. Come nella scena finale, il loro rapporto più vero e migliore per loro. Il regista, appunto, non ha la presunzione di dire quale di questo spettro di possibilità sia quella giusta. Lo scopo di questo canale è cercare di colmare un gap di recensioni mancanti su alcuni film, anche per me stesso, per sapere in futuro cosa provai la prima volta che l'ho visto, che lo vidi. Quindi io vi consiglio di guardare il canale di Mr. Marra e del Frusciante perché sono molto più bravi di me e non farò recensioni che loro hanno già fatto perché sono d'accordo con praticamente quasi tutto quello che dicono. E a parte qualche film che, non so, ad esempio, mi viene in mente Holy Motors, ecco, non sono affatto d'accordo con quello che è stato detto. Però diciamo per il 90% sì, degli altri film. E quindi io mi limiterò a fare quelli che loro non hanno recensito. In modo tale che. E che non sono stati recensiti neanche su YouTube, in modo tale che chi ne ha bisogno possa, spero, trovare qualche significato in più, che magari era sfuggito nelle mie parole.